Ciao a tutti! Come avete visto dal titolo, siamo arrivati oggi all'appuntamento con i miei profumi di nicchia. Credo di avervi già specificato proprio nel titolo che questo, rispetto agli altri video sui profumi che ho fatto prima, non sarà un decluttering. Pensavo potesse essere un mini decluttering, ma sinceramente, quando mi sono messa sul tavolo, questi profumi, ho capito che non ne avrei dato via nessuno. Parliamo di profumi di nicchia, vi dicevo, quindi di profumeria artistica, che è molto diversa dalla profumeria tradizionale. Nella maggior parte dei casi, i profumi di nicchia sono profumi creati da nasi profumieri che fanno solo questo di mestiere, che hanno delle proprie case di produzione e che sono assolutamente specializzate nella ricerca e nella creazione di profumi che siano caratterizzati solo ed esclusivamente dalla loro assoluta unicità. La profumeria di nicchia negli ultimi anni è molto più conosciuta rispetto a quando mi sono avvicinata io al tema, ovviamente grazie anche al web, al fatto che è molto più facile informarsi, conoscere. Sono cresciute sul territorio gli olfattori, le profumerie di nicchia, appunto, quindi non credo di raccontarvi nulla di nuovo. L'esperienza in sé in una profumeria di nicchia, in un olfattorio, è meravigliosa. Non è come andare in profumeria e spruzzare un profumo sul cartoncino, c'è proprio un lavoro dietro. Gli olfattori seri non vi faranno mai annusare più di 3 profumi alla volta, vi faranno annusare chicchi di caffè tra un profumo e l'altro, non vi indurranno mai all'acquisto di nulla. È proprio un'esperienza a sé stante che è bello fare nella vita almeno una volta. Profumeria di nicchia, profumeria artistica uguale lusso sfrenato? Assolutamente no. Ovviamente non parliamo di profumi economici, ma parliamo di un settore in cui le fasce prezzo sono vastissime. Partiamo da prezzi molto molto simili a quelli della profumeria tradizionale. Io qui tra i miei profumi ho il 90% di questi profumi costa come un profumo da profumeria tradizionale, a volte meno, ma possiamo arrivare anche a prezzi elevatissimi. Ma non è necessario. Per avere un profumo davvero, davvero unico, inimitato e inimitabile, spendere un accidente, diciamo, ecco. La reperibilità sul territorio non è sempre facilissima, ovviamente chi abita in città grandi ha più facilità di avvicinarsi agli olfattori, alle profumerie di nicchia, appunto, in altri territori è un po' più difficile. Ovviamente internet ci aiuta, l'acquisto su internet è sempre un rischio enorme, ma sono sempre di più sia i siti delle case produttrici dei profumi, sia siti che si occupano di profumi che spediscono campioni, a volte vanno comprati, magari con 5 euro di spesa, a volte potete richiederli, insomma, provate a informarvi sul web. Come dico sempre, il profumo, a mio avviso, va sempre annusato prima, anzi va sempre indossato per poi decidere se acquistarlo o meno. Comunque, ecco, queste sono le informazioni di base. Oggi facciamo più che altro un viaggio nella mia vita attraverso i profumi di nicchia. Ognuno di questi profumi, quasi tutti, hanno una storia particolare, sono per me importanti per motivi diversi e quindi partiamo e spero che la cosa possa farvi piacere comunque, anche se non ne darò via nessuno. Allora, partiamo dal primo marchio che io ho conosciuto per quanto riguarda appunto questo settore e parliamo di un marchio italiano, Il Profumo. Il Profumo è un marchio italiano appunto che crea moltissime fragranze. Il mio primo amore è stato Vanille Bourbon, che io ho avuto sia in profumo che in versione in olio, in Osmo Oil, che sono versioni ancora più persistenti, ancora più fusionali, ancora più intense, diciamo. Vaniglia non ce l'ho più, me ne sono rimasti due, ma mi sembrava tre, dove è finito Chocolat Amer? Eccolo qua, no, ne ho tre. Allora, ho Ambre d'Or, questo, che è un profumo all'ambra. Come vi dicevo prima, i profumi della profumeria artistica sono caratterizzati appunto dal loro essere unici. Voi vedrete qui un paio di profumi all'ambra, mi sembra, ma sono tutti molto diversi. Questo di Il Profumo, qui parliamo di un'ambra
molto portabile, quasi fresca. Ha questo sentore dolce ma non troppo, prevale l'aspetto legnoso ma anche con un tocco fresco. Chocolat Amer è una poesia. Chocolat Amer è un profumo come tutti i profumi di nicchia, unisex, ma qui si sente ancora di più questo aspetto, perché parliamo di cioccolato amaro. Qui prevale la spezia, non pensate assolutamente a un cioccolatino, a qualcosa di dolciastro, assolutamente no, qui prevale la spezia. Questo è un profumo favoloso, forse il mio preferito tra quelli che mi sono rimasti. E l'altro molto molto particolare è Cannabis. Cannabis è un profumo molto talcato, è un profumo che, tanto per intenderci, può ricordare Chanel numero 5, anche se qui c'è molto meno fiore, è più da un lato erboso e da un lato talcato. Però, tanto per capirci, ha quella tipologia di sentore. Ha il profumo, sono affezionata essenzialmente perché questo marchio mi ha fatto conoscere il mondo della profumeria di nicchia. Un altro profumo molto molto vecchio che ho è un profumo di Sinfonia di Note, un altro marchio italiano, Amant Sucré. Questo è il vecchio packaging, il primo di Sinfonia di Note, perché adesso i profumi di Sinfonia di Note, se mi seguite ormai lo sapete, sono tutti con questo packaging. Questo è il primo, estremamente essenziale, a me piaceva anche questo, e questo è un profumo fantastico. L'ho portato veramente tanto, specialmente in primavera. Mi ricorda moltissimo un periodo della mia vita quando ho cambiato banca, sono andata da una banca all'altra, lo portavo tanto. E questo è un profumo alla mandorla, ma è una mandorla dolce. Sa di confetto, ma è piuttosto zuccherino, nonostante questo non è stucchevole, è molto leggero. Mi piace tanto. Dopo aver conosciuto Sinfonia di Notte con questo profumo, quello che ho comprato dopo è tutto un altro paio di maniche, nel senso che parliamo di tutto tranne che di leggerezza, e lo sapete, ve ne ho parlato tante volte. Questo è fiore narcotico, qui siamo di fronte a gelsomino e tuberosa come non ci fosse un domani. Si apre con un sentore di lavanda che, come vi ho detto più volte, pulisce un po' la densità quasi di questo profumo, ma è un profumo veramente molto intenso, conturbante, narcotico, come dice il nome. È un profumo che nel 2019 ho portato tanto, me ne avete sentito parlare tra i profumi più utilizzati nel 2019. È un profumo non solo che deve piacere, ma è un profumo da donna grande. Dovete sentirvi in un mood così, altrimenti non lo portate. Io di questo ne ho addirittura due, perché uno me l'ha regalato uno di voi, e la logica vorrebbe che uno lo regalassi, ma assolutamente no, perché questo è uno dei miei profumi preferiti, perché sapete che io li uso tanto e lo voglio tenere. Tra l'altro, come dico sempre, non è facilissimo regalare profumi, specie profumi così. Non necessariamente un profumo del genere può piacere a tutti. Un profumo che mi fa tanta tanta nostalgia, non so neanche io se per davvero ho fatto bene a inserirlo in questo video dei profumi di nicchia, ma diciamo che non è un profumo che si trova nelle profumerie tradizionali e quindi l'ho voluto mettere. Si tratta di Lene Reid Spaciuli Antique. Chi ha la mia età si ricorderà che in fine anni 80 e inizio anni 90 è iniziata una moda pazzesca per quanto riguarda il patchouli. Tutte le donne portavano anche essenze naturali di patchouli. Il patchouli era intenso, forte, deciso. In tutti i negozi di abbigliamento c'era nell'aria profumo di patchouli. E questo è il patchouli che mi ha fatto conoscere il patchouli più famoso in assoluto, puro, semplice. Quando pensate al patchouli, viene in mente questo profumo, e questo per me ha questo tipo di significato. Mi ricorda un periodo della mia vita in cui mi sono avvicinata a profumi diversi, più intensi e meno dolci, diciamo, a quelli a cui ero abituata. Ma dello stesso marchio, poi nel tempo, sempre di Lene Reides, quindi ho comprato anche questo, che è Douce de Vanille, quindi dolce alla vaniglia. L'ho usato moltissimo. Questa è una vaniglia molto, molto dolce, zuccherina ma delicata. È vero che ha un sentore parecchio gourmand, questo, come vaniglia, però
però è una vaniglia con un aspetto anche qui piuttosto fresco e portabile. Io adoro mischiarli. Ah, io amo tantissimo miscelare il patchouli ad altre fragranze, specialmente a fragranze dolci e rassicuranti, perché secondo me il contrasto nell'insieme è eccezionale. A me capita spesso di mischiare profumi. Cerco di farlo con profumi dello stesso tipo, se sono della stessa marca meglio, ma comunque l'importante è che non siano profumi naturali insieme a profumi alcolici, perché lì allora va a cambiare un po' tutto quanto. Se mischiate due profumi naturali o due profumi alcolici, tendenzialmente problemi non ce ne sono. Dimenticavo di dire che il marchio Il Profumo nasce anche proprio per miscelare i profumi tra di loro. Tutte le fragranze di questo marchio si possono tranquillamente miscelare tra di loro. Poi ho un solo profumo di L'Artisan Parfumeur, è uno de toilette, L'été en douce. Questo è un profumo fantastico. Qui il flacone esprime tantissimo proprio la natura stessa del profumo. Vedete questo colore totalmente trasparente, anche il liquido all'interno lo è. Questo profumo è un profumo estivo, primaverile, fresco, ma che non contiene nulla né di sperdato né di marino. Questo profumo profuma di aria. Non so come spiegarvelo. È la sensazione di benessere che potete provare da spalancare le finestre in campagna, in una mattina frizzantina di primavera. È incredibile. Non saprei come definirlo. Leggermente erboso, leggermente fiorito, leggermente dolce, ma è tutto estremamente soave e delicato. È un profumo veramente, veramente unico. Un altro brand di cui ho solo un pezzo, che produce profumi meravigliosi, è Acqua di Parma. Io adoro la linea Blu Mediterraneo, che si ispira proprio al Mediterraneo. Quindi ogni profumo, va a pescare nella storia, nell'entroterra o nel mare o comunque nelle zone, e nei profumi del nostro bellissimo mare. Io adoro questi legami, che i profumi di nicchia spesso hanno con luoghi, con una storia particolare, con personaggi, con situazioni. Mi piace nella profumeria di nicchia l'aspetto evocativo del profumo è esaltato all'ennesima potenza. Quello che adoro della profumeria artistica è il fatto di considerare il profumo un'esperienza, di far passare attraverso l'odore, non necessariamente buono per forza, un qualcosa di forte, di profondo, di ancestrale, di profondamente umano. Ecco, io adoro questo tantissimo della ricerca e dello studio sui profumi. Questo è Mandorlo di Sicilia. Si tratta di un profumo che sa anche di mandorle, cioè si sentono le mandorle, ma anche qui siamo di fronte a un profumo molto più complesso rispetto al suo nome. Anche qui sento il mare, sento l'aria fresca, sento qualcosa di rassicurante con questa profondità del profumo di mandorla. È molto molto buono. Un'altra profumeria di nicchia meravigliosa, c'è altri profumi di nicchia meravigliosi, sono questi della farmacia Santissima Annunziata di Firenze. Questa farmacia iniziò a produrre, la farmacia esiste dal 1561 a Firenze, delle fragranze. Questi sono flaconi molto vecchi che io vi parlo prima di questo perché sono più legata a questo perché ha una storia particolare. Questo è Cara ed è un profumo che sa di caramello. Di caramello tostato, di fiera, di mercatini, di dolci. È molto avvolgente, per niente stucchevole. È veramente, veramente, veramente buonissimo. Ma Chia per me è qualcosa di più. Questo flacone è vecchissimo, si è anche un po' ossidato, come vedete il profumo quasi non c'è più. Lo sapete che io li tengo sempre così, non li finisco e non li butto, quasi nessuno. Questo è un viaggio per me incredibile. Questo profumo sa di zucchero filato, ma non nel senso di acquolina. È uno zucchero quasi bruciato. Ecco, sa più di zucchero bruciato, diciamo. E sono legatissima a questo profumo perché io lo portavo quando ho scoperto di essere rimasta incinta.
Ho continuato a portarlo per qualche settimana, ma poi ho cominciato ad avere le nausee e quello che non sopportavo più di tutto erano profumi di detersivi, profumi artificiali, e ho legato questo profumo a quel periodo, quindi ho dovuto per forza smettere di portarlo. Mi piaceva talmente tanto che in quel periodo stavo usando anche il bagno schiuma dello stesso brand e con la stessa fragranza. Non era questo che mi faceva star male, ma è stata un'associazione di idee. Siccome avevo la nausea in quel periodo, questo profumo non sono più riuscita a portarlo e non sono più riuscita a portare tutti i profumi gourmand che avessero queste note zuccherine vanigliate, che erano il mio dio d'amore, cioè io allora portavo solo questi profumi. Quindi sono corsa ai ripari. E grazie al non poter più portare per quel periodo profumi di questo tipo, ho scoperto i fioriti, che avevo molto tralasciato da quando avevo iniziato a usare profumi di nicchia, perché si sa che nella profumeria tradizionale il fiorito va per la maggiore, diciamo, no? Allora sono andata nella profumeria in cui andavo di solito e ho ascoltato un po' di cose e sono stata ammaliata da questo profumo Washington Tarlet My Fair Lady. A parte il flacone è pesantissimo e la bellezza di questo flacone, che è qualcosa di eccezionale, questo è il profumo che va in direzione diametralmente opposta al fiorito. È molto più simile come gusto a un fiore narcotico rispetto ad altri. Qua abbiamo un tripudio di fiori, un bouquet incredibile dove la rosa la fa da padrone. È un profumo molto classico, rivisitato e corretto, sempre estremamente complesso. Non immaginate il profumone alla rosa da nonna affatto. È molto molto buono, molto particolare. Ad oggi non mi viene sempre voglia di metterlo, però è un profumo che amo molto. Un altro profumo incredibile, ho solo un profumo dietro purtroppo, ci sono tantissimi profumi buonissimi di questo brand, ma questo è eccezionale, si chiama Messe de Minuit. Vi deve piacere l'incenso per forza, perché questo è un profumo che più di tutto sa di incenso, tant'è che si chiama Messa di Mezzanotte appunto. È proprio incenso, l'incenso è la prima nota, è quella che vi rimane di più sul corpo. C'è qualcosa di legnoso e fresco, mi pare legno di cedro e si avverte, va ad alleggerire un pochino il profumo di incenso di base, ma è fondamentalmente un profumo all'incenso e io lo adoro assolutamente. Andiamo a un altro mio amore assoluto, anche questo è stato uno dei profumi che mi ha avvicinato moltissimo ai profumi di nicchia e chi mi conosce lo sa benissimo, parliamo di Lorenzo Villoresi Alamut. Lorenzo Villoresi è un brand di Firenze che io amo moltissimo, produce profumi che mi piacciono tutti, ne ho sentiti tantissimi nella mia vita, ho piccolo anche Musk, ho avuto Tente de Neige e ne ho un altro che vi mostrerò dopo. Sono tutti profumi estremamente ricchi, molto molto intensi, dalla piramide olfattiva sempre estremamente complessa. Questo profumo vinse, mi pare, nel 92 un premio a livello internazionale. Io trovo che questo sia il profumo più buono del mondo. Non ve l'ho citato tra i profumi utilizzati nel 2019, semplicemente perché anche qui siamo a questo livello, ma io questo lo ricompro. Io l'ho riannusato ora per preparare questo video. E sapete quante volte vi dico che sento un profumo che ho utilizzato, mi manca, lo vorrei ricomprare, ma questo è me. Questo è un profumo molto, molto, molto speziato e avvolgente. Voi non vi rendete conto di quanti complimenti io abbia ricevuto nella mia vita, quando ho indossato questo profumo. Credo di averne comprate almeno 5-6 boccette, almeno direi, e lo scoprì per la mia faccia tosta fondamentalmente. Ricordo che c'è stato un periodo in cui andavo a Milano col treno per lavoro e c'era una bellissima donna estremamente di classe che mi piaceva da morire, che prendeva il treno con me dalla mia città, non la conoscevo. Dopo un po' abbiamo iniziato a chiacchierare semplicemente perché eravamo lì alla stazione assieme, facevamo lo stesso viaggio, venivamo dalla stessa città e lei aveva sempre questo profumo fantastico. Un giorno le chiesi che profumo fosse e tornata da Milano quel giorno stesso andai a comprarmelo perché non lo so, è fantastico. Mi ha fermato la gente per strada quando indossavo questo profumo, è proprio il mio.
Un profumo che sto usando in questo periodo, questo mese, insieme a un altro, ma non riesco a staccarmene, invece è questo che è Patchouli. Questo Patchouli non c'entra un accidente, ma 000 con questo Patchouli. Se avete nel naso il profumo di Patchouli, quello che sentite più spesso è questo, quello che avete in testa, cioè non necessariamente questo, ma ecco, è quel tipo di Patchouli. Questo è tutto un altro paio di maniche. Con tutti i profumi di Villoresi parliamo di qualcosa di più. Questo è un patchouli forte, maschile, amaro, terroso e terreno, oserei dire. Terroso come nota olfattiva, terreno come richiamo. Questo è il profumo dell'uomo animale, dell'uomo, uomo-donna inteso, dell'istinto. È il profumo di tutti i sensi, sa, della vista, dell'udito, dell'olfatto. Questo è un profumo tutto intero ed è qualcosa di eccezionale. È talmente così sconvolgente questo profumo che io ci sono mesi interi in cui non lo calcolo nemmeno, non mi ci avvicino neanche da lontano. C'è questo gennaio e non so perché invece. Che lo adoro, lo adoro. Questo è un 50 ml e io quando lo metto faccio così, zic, ma timidamente, zic e zic da un lato solo, fine. Perché vi sentono anche in un'altra città. Io lo adoro, lo amo alla follia. Tom Ford. Tom Ford, diciamo, linea più, tra virgolette, commerciale, noir. Lo sto finendo, è un profumo che mi piace molto. Bello intenso, anche questo notturno, serale. Mi piace tanto, ma non è il profumo che più mi ha stregata in assoluto, però è buono. Di Tom Ford, quelli che hanno veramente senso, secondo me, sono quelli di questa linea, che è quella più costosa. Questi sono i profumi più costosi che io possiedo in assoluto. Mi pare che i 100 ml costino intorno ai 170 euro, questi sono 50 ml. E ho un profumo molto invernale e un profumo molto estivo. Questo è Jasmine Rouge, me ne avete sentito parlare anche di recente, ovviamente li centellino proprio per il costo che hanno. Questo è un profumo al gelsomino molto fine. Conturbante intenso, ma non ha nulla a che vedere con la prorompenza di questo. Questo è un profumo più portabile, più da signora, più facile, più misto con altre profumazioni e lo amo alla follia. E questo credo che sia l'unico profumo esperidato e fresco in senso più classico che io abbia mai apprezzato e amato nella vita. Io non amo particolarmente profumi agrumati, questo sì, si chiama Neroli Portofino e credo che mi piaccia perché la parte esperidata si sente assolutamente, ma si sente molto in testa ed è più arancia e è più un'arancia dolce, non so come dire. Non è aspro come sensazione all'olfatto e poi sento tanto mare, sento tanta aria fresca. È come se questo profumo fosse questo Etendus con note più agrumate e in questo senso lo apprezzo, lo porto solo ed esclusivamente in estate, questo però, specie al mare e mi piace tantissimo. Altro brand favoloso, Lalique. Lalique ha anche una storia che è molto affascinante. La Lalique è lo stesso Lalique del vetro soffiato dei cristalli, di quelle meravigliose opere d'arte che Lalique padre, ormai nonno direi, o bisnonno, iniziò a creare alla fine dell'Ottocento. Le sue opere d'arte a livello di lavorazione in cristallo sono state esposte anche all'Expo a Parigi a fine Ottocento. Si trattava di un'azienda molto molto importante e di lusso fino alla Seconda Guerra Mondiale, diciamo. Poi ovviamente l'azienda ha subito la crisi che tutte le aziende hanno subito causa guerra. Fu il figlio che successivamente alla guerra si inventò, perché lui aveva questa passione, di riempire le boccette di vetro soffiato e cristallo Lalique di profumi meravigliosi.
E secondo me questa è una storia stupenda, cioè l'incontro di due arti uniche per realizzare qualcosa di altrettanto unico. Io ho quattro profumi di Lalique. Uno è Satin, che è meraviglioso anche come boccetta. Questa qui parliamo di un gusto estremamente vintage, mi ricorda tantissimo i profumi che vedevo sulla console di mia nonna. E questo è un profumo stupendo, è un profumo estremamente romantico, molto femminile, abbastanza talcato e fiorito, ma molto molto delicato, molto molto. È un profumo veramente delizioso. Poi ho Pearl della Lick, che è un profumo invece molto più fresco, che ha subito una nota estremamente balsamica, c'è la foglia di menta, si sente, e mi piace questa nota fresca ma balsamica, anche qui boccetta satinata stupenda. Questo credo sia il più famoso di Lalique, e parliamo di Amethyst in questo bellissimo flacone viola scuro. Qui abbiamo un profumo fiorito e fruttato. È uno, anche qui, uno dei pochi fruttati che mi conquistano al 100%, perché è anche qui molto complesso, appoggiato su un letto comunque speziato e intenso, come piace a me. E questo forse è il mio preferito, che si chiama semplicemente Lalique, lo adoro. Questo è un talcato dolce, mamma mia, quasi gourmand, anche questo ha un fascino incredibile. Un altro profumo che ha un fascino incredibile, anche questo è un fresco che porto volentieri d'estate, ma che amo soprattutto per il concetto. Questo è un profumo di Acqua dell'Elba. Acqua dell'Elba è un'azienda ovviamente dell'Isola d'Elba, conduzione familiare, che si occupa di prodotti beauty, anche creme corpo, eccetera, e profumi, tutto legato alla terra, quindi all'Isola d'Elba. Le profumazioni e le fragranze sono tutte molto molto legate al territorio. A questa boccetta sono legatissima perché è una delle poche boccette che io possiedo a tiratura limitata. Era uscito un anno la coppia. Questa è Giuseppina, ovviamente, e Napoleone. Quindi qui c'è un richiamo anche storico alla storia dell'isola. Napoleone era da uomo, questo è da donna. La boccetta è tiratura limitata, infatti la mia è numerata. E trovo fantastica questa cosa, non mi libererà mai nessuno da questo oggetto. Il profumo in sé è un profumo che si rifà alla terra e al mare contemporaneamente, per questo lo amo molto, perché trovo che sia profondamente originale. È sicuramente un profumo fresco, marino, con qualcosa di speridato in testa, che poi però si perde molto nell'indosso, ma io sento tanto tanta vegetazione, quei profumi di alberi e di cespugli che ci sono vicino al mare, quasi di sterpaglia più mare. È un profumo molto buono, ma ripeto, lo amo soprattutto per l'oggetto in sé. E poi, che dire, Serge Lutin, maestro assoluto, tra i grandi profumieri a livello mondiale. Serge Lutin non rilascia mai le note, le piramidi olfattive dei suoi profumi. Tutte quelle che vi racconto sono ricavate da appassionati, da studiosi del settore, che le hanno ricavate annusando i profumi. Serge Lutin è davvero un maestro, e io ho proprio una sorta di venerazione e rispetto per questo. Tutti i profumi di Serge Lutin, secondo me, molto molto diversi uno dall'altro, sono caratterizzati da un'enorme finezza. I profumi di Serge Lutin sono l'eleganza in persona, anche se sono terrosi, sono eleganti, anche se sono dolci, sono eleganti. Mentre Villorese è caratterizzato, secondo me, dalla ricchezza e dalla passione, che rimane raffinata ovviamente, in Lutin abbiamo la sofisticatezza per eccellenza. Io li adoro. Il primo che ho avuto è stato Five O'Clock au Gingembre, che è un profumo molto inglese, nonostante sia francese. Si rifà al rito del tè delle 5. Questo profumo sa di tè e sa anche di biscotti,
con qualcosa anche di fiorito. È un profumo molto, molto, molto fine. E poi ho un bois vanille che è spettacolare. Per la prima annusata si sente la vaniglia e la liquirizia. Sono le due note che lo caratterizzano tantissimo, ma poi c'è un po' tutto. È un profumo estremamente equilibrato da che si può portare in qualsiasi occasione. Io di Lutin ho avuto anche Arabi. Arabi è un profumo forte e deciso tanto quanto Patchouli di Villoresi. Arabi sa di tutte le spezie che vi potete immaginare, adattissimo a un uomo. Infatti, l'ha usato tanto mio marito, l'ha usato anche mio papà. E credo che adesso la boccetta ce l'abbia mio papà, tra l'altro, che va saputo dosare, ma è veramente un viaggio nel Medio Oriente, è qualcosa di fantastico. E poi abbiamo i miei replica di Martin Margiela, ve ne ho parlato fino a farvi sanguinare le orecchie. I replica nascono per replicare degli odori, appunto, mi sta finendo la memoria. Per replicare degli odori, facciamo veloce, by the fireplace, replicare sensazioni, scusate, famiglia intorno al camino, lipstick on, che si richiama molto ai profumi dei cosmetici di una volta, e tea escape, tè ma con crema di riso, di latte, erba mate, molto molto particolare. Jovoa, altra azienda di nicchia spettacolare, questo è Rouge Assassin, che già dal nome è qualcosa di straordinario, profumo estremamente femminile, anche qui con un richiamo forte ai cosmetici di una volta, ai rossetti, le cipri, eccetera, e qui questo richiamo è ancora più intenso rispetto a quello di Martin Margiela. Poi abbiamo un profumo, Hysteria Wisteria, Wisteria Hysteria. La gardenia la fa da padrone, profumo erboso, fresco, buonissimo. Per Coutume Nationale, buonissimo. E Lucum, che dire, il talcato per eccellenza, sa di rosa, sa di talco, non di talco, scusate, di qualcosa di intenso, particolare, non necessariamente per tutti i gusti, diciamo, ma molto, molto, molto buono. Io ho terminato, scusate, sono dovuto correre alla fine, ma la memoria sta terminando. Spero vi sia piaciuto questo viaggio profumoso nella mia vita e tra i miei profumi. Non ho dato via niente e non darò mai via niente di queste meraviglie, ovviamente. Come sempre vi ringrazio, vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!